Ciao a tutti! Allora, stasera video acquisti. È un genere di video che a me piace molto perché permette un po' di curiosare tra gli acquisti degli altri e poi perché spesso si trovano dei titoli di cui non si era mai sentito parlare oppure si sentono un po' le aspettative, no? Della persona che ha acquistato nei confronti di un'opera che magari noi abbiamo letto. Quindi è un genere di video che di solito non mi perdo negli altri canali. L'inquadratura è nuova stasera perché voglio che i protagonisti siano i libri in questo video, quindi non mi vedrete, però dai, la prossima volta poi mi vedrete di nuovo, non vi preoccupate. Bene, cominciamo subito, dai, così magari mi fate sapere se avete letto questi libri, se mi potete dare qualche informazione, no? È quello il bello dei video acquisti. Allora, Il Castello d'Otranto. Questo è il primo libro che vi faccio vedere. È un acquisto che avevo fatto per Halloween, però poi dopo non ho avuto occasione di leggerlo. È talmente bella la copertina che spero che il contenuto sia bello altrettanto. Bellissima l'atmosfera cupa. Halloween credo sia un libro perfetto, solo che purtroppo non ho avuto occasione. Guardate che atmosfera. È un Mondadori del prezzo di 9 euro. Spero che sia all'altezza delle aspettative che sono altissime. Quindi speriamo bene. Poi, Favola di amore e psiche. Burr, 7 euro. Questo è un libricino piccolo, 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 piccolo. Praticamente è minuscolo perché poi c'è tutta una parte introduttiva. È una parte conclusiva che non c'entra niente con la storia. E ne ho sentito parlare molto bene da The Lady of Books e quando l'ho visto ho deciso di prenderlo perché mi aveva incuriosito. Poi comunque è una favola che sembra molto bella, un re, una regina, una figlia bellissima, psiche, la gelosia di Venere, l'invaghimento di suo figlio, amore, un incantesimo. Deve essere troppo bello, quindi ho deciso di prenderlo. Speriamo, speriamo. Fatemi sapere. Poi, andiamo molto velocemente, dai. Allora, L'evoluzione di Calpurnia. Questo è un libro per bambini. Io ogni tanto leggo storie del genere. E questo è della Salani. È un libro molto bello, con la copertina rigida. Prezzato 12 euro. Mi hanno fregato perché sotto c'era scritto 10. Ladri. È recensito molto bene su Amazon e su Anobi e ha anche un seguito, quindi se mi piacerà il primo vedrò di leggere anche il secondo. Mi incuriosisce molto, poi ogni tanto ci vuole una storia del genere che ti, non so, i libri per bambini hanno sempre qualcosa in più. Bene, poi questo è il quarto libro della serie Millennium, che è composta da uomini che odiano le donne, la ragazza che giocava con il fuoco e la regina dei castelli di carta, scritta da Stieg Larsson, che è morto dopo aver scritto il terzo libro, però aveva già fatto lo schema per i libri successivi, in tutto erano 10. Praticamente questo scrittore ha deciso di portare avanti il lavoro di Stieg Larsson e ha continuato la saga praticamente. Questa saga bellissima che vede come protagonisti Lisbeth e Michael, che sono due personaggi indimenticabili. Ora è prezzato 9,90 euro. Questo libro però è stato a prezzi proibitivi per tanto tempo. Adesso è uscito il quinto, quindi questo l'hanno messo a un prezzo un pochino più ragionevole e ho deciso di prenderlo. Spero che sia all'altezza dei precedenti che comunque mi avevano emozionato, quindi speriamo, speriamo. Vedi, questa è la copertina del quinto libro, cioè le copertine anche sono bellissime. Mi avevano veramente emozionato i primi tre. Quando ho finito di leggerli, ho avuto ovviamente il blocco del lettore, perché poi quando leggi un libro che ti piace tanto, poi il blocco del lettore è assicurato dopo, perché non trovi niente all'altezza. Speriamo che mi piaccia, dai. Poi, Il Trono di Ghiaccio. Questo è il primo libro di una serie, che è preceduto da una raccolta di racconti che non ho preso, perché ho voluto iniziare da questo, che è il primo libro. Poi, se mi piacerà, leggerò tutto il resto. Per ora
deciso di prendere soltanto questo, perché nel periodo di Natale di solito leggo qualche fantasy. Questo mi incuriosiva, ho detto proviamoci. Poi comunque anche questo è recensito molto bene solitamente, quindi pare che più vada avanti la storia più diventi bella, quindi ben venga, non vedo l'ora. Di questo non mi ricordo se vi avevo già parlato. Oriana Fallaci, solo io posso scrivere la mia storia, autoritratto di una donna scomoda. Rizzoli, costa come una nave da guerra. 19 euro. Per fortuna è stato un regalo. E ovviamente ho tolto il bollino, tanto lo sapevo già il prezzo. Le pagine sono 200. No, questa è la nota. 253. Nell'ultima non c'è il numerino. Praticamente è una raccolta di frammenti scritti dalla Fallaci nei vari taccuini che aveva, che messi insieme formano una sorta di autobiografia che lei non avrebbe mai autorizzato, però a volte vedi, la gente non rispetta la tua volontà, io ne sono contento perché così me lo posso leggere. E sono troppo curioso, ho già letto tanti libri che parlano della Fallaci, tanti libri scritti da lei, quindi questo mi incuriosisce tantissimo. Poi attualmente ho in lettura, nello scorso video avevo detto che avevo in lettura I Tre Moschettieri, che però ho abbandonato perché sono andato al cinema, ho visto un film che mi ha preso tantissimo e ho deciso di leggere il libro It di Stephen King. Come vedete ce l'ho in ebook, ho anche una versione cartacea, però è in soffitta e poi non credo di poterlo leggere lì perché pesa tantissimo. Ho deciso di comprare l'ebook su Amazon che costa anche tantino. Non mi ricordo se 7,90 o 7,99, quindi praticamente 8 euro. Per ora sono al 18% e ci ho messo una settimana, quindi sarà una lettura lunga. E per ora è molto bello, sta veramente rispettando tutte le aspettative. E i tre moschettieri aspetteranno. Immagino che lo abbiate letto tutti, io ovviamente rimango indietro, con Stephen King ho avuto un rapporto di alti e bassi. Per fortuna gli alti sono stati più numerosi dei bassi, quindi speriamo bene, speriamo che questo libro mi regali tutte le emozioni che mi aspetto. Per ora ci siamo, ci siamo. È al di sopra forse delle aspettative, quindi meno male. Quindi sicuramente vi parlerò di questo nel prossimo video. Poi vi devo parlare di un ebook che ho già letto e poi probabilmente di questo che mi intriga tantissimo, non vedo l'ora. Bene, quindi gli acquisti sono questi. Questo è un po' storto, non un po' storto, è proprio storto. Fatemi sapere se conoscete qualcuno di questi libri, se vi sono piaciuti questi acquisti. E niente, noi ci vediamo come al solito nel prossimo video in cui parlerò di It. L'altra sera mentre leggevo con l'ebook che ha la luce, no? Però ero al buio. E ogni tanto giravo l'ebook verso la stanza per illuminarla. Cioè, io di solito sono pauroso, neanche quando guardo i film horror. Stephen King riesce a mettermi un po' in soggezione. Anche quando ho letto Misery mi fece un po' quell'effetto. Quindi promette molto, molto bene. Meno male, meno male. Bene. Dai, ho fatto un video molto veloce per farvi vedere questi acquisti e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio a tutti. Ciao ciao!